In onda, Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera, benvenuti a Pianeta Oggi 20 nel mondo, in studio Massimo Bonella, dunque trasmissione che viene in collaborazione anche con il circuito network online di Radio Sirius Televisione, al sito internet radiosirius.it. Saluto rispettivamente il nostro regista qui a Fontana Fredda, Paolo Gavasso, e altresì Rosario Moreno in regia centrale a Treviso, che ringrazio per questa collaborazione che ci ripete gratuitamente questa nostra trasmissione nel suo network online All News. Dunque, ricordo che queste trasmissioni vengono, diciamo, la linea editoriale di queste trasmissioni riguarda tutto quello che è in tutela della vita, per la difesa della vita di questo pianeta. Analizziamo le situazioni a livello, diciamo così, internazionale, per poi arrivare a zoomare anche ai singoli problemi del nostro quotidiano, del nostro, diciamo così, anche ambito locale. Ecco. E ricordo i siti internet da dove prendiamo spunto per queste nostre trasmissioni, vale a dire ilsicomoro.com, antimafia2000.com per quanto riguarda la promozione della legalità, parlare di legalità, quindi antimafia, eccetera, interviste anche ai più noti magistrati che stanno lavorando, potremmo dire, in prima linea in trincea contro questo cancro mafia. Poi ricordo anche altre associazioni da dove spesso prendiamo spunto per approfondire altre tematiche, come ad esempio la FunimaInternational.org, questa associazione ONUS che ha il compito di salvaguardare, di tutelare quei bambini che sono, diciamo, in strada. Molti lavori sono stati fatti anche in America Latina, in Argentina, con una grande documentazione che è stata fatta vedere anche in più occasioni nelle conferenze che sono realizzate in modo particolare a Pordenone, ma non solo, anche nelle Marche, in Centro Italia, eccetera. Dunque, quest'oggi vediamo di focalizzare l'attenzione in maniera, diciamo, specifica su quello che è l'ambiente di casa nostra, che poi è l'ambiente un po' di tutta Italia, di tutta Europa. Con riferimento alla trasmissione che avevamo fatto con Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato Allagati di Favaro Veneto, dell'Interveneziano, c'era anche il signor Vanin del comitato Allagati Gazzara, diciamo Mestre Ovest, per chi ci segue da fuori ambito locale, ecco, mi riferisco a quella zona, sono zone sensibili dove praticamente molto spesso c'è il rischio che vadino sott'acqua. Ora, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Le cementificazioni hanno portato, le cementificazioni, è bene specificarle con un nome proprio, cementificazioni barbare, dove hanno praticamente assassinato campi agricoli, alberi, il verde, i fossati, e quindi ecco che il problema poi è l'acqua alta che va a riversarsi addosso alle case, dentro le case, quindi creando non pochi danni, anche danni oserei dire psicologici, perché poi la persona ha la fobia dell'acqua alta, cioè quando va a dormire di notte e sente già qualche tuono, ecco che incomincia a non dormire più, ha paura che poi si trovi l'acqua in casa, e questo è un danno a nostro avviso.
Ora, come si può fare per trovare un rimedio, per trovare una strada per lavorare in questa direzione? Perché i danni su questo territorio, faccio dei riferimenti ben precisi, nel nord-est d'Italia che si è cementificato praticamente quasi tutto, dalle Prealpi Venete fino all'Alto Adriatico, fino alle spiagge sostanzialmente. Ecco, vediamo quindi cosa si può fare, come si può ad esempio salvare il salvabile, come si suol dire. Naturalmente sono poi, io dico sempre, problemi questi che torneranno di volta in volta sempre al pettine. Purtroppo se si semina negativo si raccoglie negatività e quindi seminiamo problemi, raccoglieremo problemi. Allora vediamo di riuscire a trovare un sistema per migliorare almeno questa situazione. In studio con me ho l'ingegnere Alessandro Pattaro, che ringrazio innanzitutto di essere venuto qui con noi, che ci farà un po' il punto della situazione per quanto riguarda il contratto di fiume, che non è un foglio dove si firma un contratto, è il processo del contratto di fiume, che ora ce lo spiegherà meglio lui. Ecco, innanzitutto, ecco, Alessandro, il contratto di fiume che cos'è? E poi vediamo come si può applicarlo in queste zone, così a rischio allagamenti, a rischio alluvioni, perché poi alla luce anche di questo clima che è cambiato ci si può aspettare di tutto, quindi dei nubifragi, cosiddette, uso questo termine improprio, ma per capirci, bombe d'acqua, trovano un territorio scassato, cementificato, quindi scassato perché sono spariti tutti i fossati, non c'è più l'acqua che riesce a drenare via, e quindi ecco che la gente va sott'acqua. Dunque, innanzitutto andiamo per ordine: cos'è il contratto di fiume? Allora, innanzitutto saluto Rosario e tutti i collaboratori del network radio, quindi buonasera a tutti, anche agli ascoltatori. Che cos'è il contratto di fiume? È un processo, dicevamo prima, un processo di democrazia partecipativa ed è un processo finalizzato al miglioramento delle componenti ambientali del fiume e del suo territorio. Perché è importante un processo come questo? Perché noi assistiamo in questo momento a delle criticità ambientali che diventano sempre più acute e quindi uno strumento, non è uno strumento nuovo in realtà, ma è uno strumento che coinvolge la comunità e cerca di costruire una intelligenza collettiva per affrontare le criticità ambientali che affliggono il territorio. Partendo, la nostra proposta è quella di partire dal fiume, che di un territorio è l'organismo, noi lo intendiamo come tale, un organismo che vivifica il territorio. E pensiamo che sia da questo, cioè dalla centralità del fiume, che possa iniziare un processo virtuoso di riqualificazione del territorio, coinvolgendo tutta la comunità, ma in cui l'uomo non è più al centro del processo di pianificazione, ma diventa il fiume. Cioè, l'uomo deve diventare non più il centro di tutto, come dire, di tutta la tutela del territorio, deve diventare il soggetto principale, deve diventare il fiume e il suo territorio. Perché è innovativo questo tipo di processo? Ma perché in Italia il processo decisionale è ancora un processo che riguarda le opere, le infrastrutture di interesse pubblico. È un processo decisionale che ancora si forma attorno alle forme di democrazia rappresentativa, quindi intorno alle istituzioni che possono essere i comuni, i consorzi di bonifica, che magari si possono avvalere per formulare indirizzi, proposte, per formulare delle indicazioni, ecco, sulla gestione del territorio, coinvolgono anche degli aspetti. Come dire, possono anche basarsi, ecco, queste decisioni sulla base di contributi che vengono da saperi specialistici,
ma sicuramente non viene, almeno in Italia, ecco, non viene coinvolta la comunità. E questo naturalmente, prima di tutto, comporta anche la nascita di conflitti, perché se la comunità si sente esclusa dalla decisione, naturalmente, cioè la subisce, naturalmente si innescano dei conflitti, perché viene imposta l'imperio, con la cogenza, viene imposta una decisione che non viene, non è stata, condivisa con il territorio. Quindi il primo obiettivo di questi processi di democrazia partecipativa, come i contratti di fiume, che poi si possono declinare anche come contratti di lago, o contratti di falda, o contratti di laguna, ad esempio qui, no? Nella laguna di Venezia. Questo è molto interessante, soprattutto nell'Alto Adriatico, da Venezia a Grado, praticamente c'è tutto questo discorso delle lagune, no? C'è un discorso che è relativo alla gestione collettiva dei beni collettivi, la gestione, ecco, condivisa dei beni collettivi. Quindi in questo caso, dove stiamo parlando di corpi idrici, quindi fiumi, la falda, il lago, la laguna, ecco, tutti quanti questi corpi idrici. Quindi il compito del cittadino quale sarebbe, concretizzando un attimo il concetto? Si arriva attraverso un percorso non tortuoso ma complesso, si arriva a deliberare tutta la comunità significa cittadino, le associazioni, le rappresentanze sindacali, comuni, consorzi di bonifica, tutti quanti gli enti che hanno competenza nella gestione del territorio concorrono al processo decisionale e serve questo processo proprio a valorizzare la complessità diciamo, della decisione. Quindi uno, abbiamo detto, il primo obiettivo è quello di mitigare i conflitti che nascono quando la decisione viene imposta. Quindi il primo obiettivo di questi processi è proprio di esercitare un'azione trasformativa dei conflitti in una politica di gestione del territorio condivisa. Quindi il primo obiettivo serve a questo, quindi una condivisione delle conoscenze, una condivisione delle visioni strategiche, ma serve anche, quindi poi per arrivare a una decisione condivisa. Ce ne sono tantissimi esempi anche di opere che sono state realizzate nel territorio e che sono state vissute come un'imposizione della comunità. E quindi sono state anche rifiutate dalla comunità, quindi sono stati innescati dei conflitti. E questo perché le decisioni che nascono all'interno di questa dimensione, cioè della dimensione della democrazia rappresentativa, vengono fondate su dei pregiudizi. E i pregiudizi sono, ad esempio, di carattere etico, cioè si suppone che, ad esempio, spesso si ha anche un atteggiamento, come dire, denigratorio nei confronti dei cittadini. Si dice spesso che i cittadini sono interessati soltanto ai loro propri interessi, no? Spesso si usa l'espressione NIMBY, no? Per dire not in my backyard, cioè per dire che il cittadino reagisce di fronte alla proposta di un'opera, si può fare, ma non nel mio giardino. Ecco, ma invece bisogna tener conto, bisogna ascoltare tutte le eccezioni che sollevano i cittadini. Non c'è, cioè, il fatto che ci sia anche una priorità nel perseguire un interesse collettivo non significa che l'interesse collettivo debba essere soverchiante su quello che può essere invece l'interesse di una piccola parte. Quindi l'obiettivo di questi processi è proprio quello di ascoltare quando si manifestano delle opposizioni. Ecco sì, e Non non può dire essere facciamo così e basta. prevaricatorio, no? Quell'atto decisionale. Questo è anche interessante, insomma, bello. Quindi prima, questo c'è un pregiudizio di questo tipo, poi c'è anche un pregiudizio di carattere epistemologico, potremmo dire. Cioè, si ritiene che il cittadino comune, le associazioni, non abbiano degli strumenti scientifici adeguati per
per arrivare ad una decisione. Ma questo non è vero, molto spesso al di fuori degli alvei istituzionali scorre cultura e spesso questi saperi, queste conoscenze sono anche più avanzati di quelli che scorrono all'interno degli alvei istituzionali. Ecco perché questo tipo di processo è importante, perché non solo serve a risolvere o mitigare i conflitti, ma serve anche a valorizzare, quindi a raccogliere questi saperi e queste conoscenze che sono diffuse nel territorio e che in un processo tradizionale invece non vengono utilizzati. Quindi, e c'è anche naturalmente un pregiudizio tecnocratico, perché appunto si ritiene che alla fine soltanto le istituzioni abbiano la competenza per arrivare ad una decisione. E invece in questi processi si vuole arrivare ad una decisione condivisa con tutti quanti quei soggetti che animano il territorio. Quindi, se capisco, cioè cercare di creare un dialogo tra cittadino e istituzioni, ad esempio segnalare da dove il fossato deve essere, non so, pulito in maniera più attenta, segnalare dove magari c'è una strettoia per, non so, lavori sono stati fatti, ad esempio, artificialmente, che adesso c'è un problema e quindi bisogna risolverlo, quindi il cittadino può segnalare quel problema lì. Segnalare quando un fossato non è ben pulito e che allora l'acqua non scorre, quindi poi con le prime, diciamo così, i primi nubifragi esonda e va dentro alle case. Ecco, possiamo vederla così. Questo è un obiettivo di minimo, cioè quello di pensare che il cittadino poi dopo, ecco, concorra, possa dire, possa essere, come dire, cooptato, ecco, in una rete di vigilanza del territorio. Questa è un'azione che segue al contratto di fiume, perché il contratto di fiume prevede prima appunto una condivisione di quelle che, della conoscenza del territorio, cioè delle criticità e delle valenze. In questo caso qui l'obiettivo della prima fase, la prima fase del processo si chiude con una integrazione di quello che è il sapere, cioè la conoscenza locale del cittadino e la conoscenza tecnica. Quindi prima fase di condivisione. C'è una seconda fase di condivisione degli obiettivi strategici. Quindi nella prima fase si dice: noi partiamo da qui, questa è la lettura che noi insieme abbiamo dato del territorio ed è il nostro punto di partenza. Nella seconda fase invece si dice: ma dove vogliamo arrivare? Qual è l'obiettivo che ci poniamo sulla specifica tematica nel 2060, nel 2050, cioè in un futuro remoto? Dove vogliamo arrivare? Sui vari temi che possono essere, ad esempio, dicevamo, la qualità delle acque, oppure la sicurezza idraulica, oppure la fruizione condivisa del territorio, insomma, tutte quelle che sono le tematiche che la comunità ritiene importanti, urgenti e prioritarie. Quindi uno dice: sì, partiamo da qui, vogliamo arrivare lì, e la terza fase è quella progettuale, quindi il cittadino, come tutti gli altri, come gli enti, partecipano alla individuazione delle azioni. Quindi questa è la fase progettuale, la terza fase. In questo caso qui, nella terza fase, il cittadino proprio concorre a dire, il cittadino insieme con le amministrazioni, con tutti quanti gli enti che cui compete la gestione del territorio, definiscono proprio delle azioni concrete che andranno, saranno inserite in un paniere di azioni che si chiama piano delle azioni. Questo poi viene sottoscritto e naturalmente poi gli enti che hanno partecipato essi stessi, ecco, al processo decisionale, poi cercheranno di attivare, avendo condiviso tutto questo processo, cercheranno i finanziamenti per poi finanziare, ecco, realizzare le azioni. In tutto questo, c'è un'immagine che è importante da illustrare ed è l'immagine di un'assemblea plenaria che è centrale in questo processo. Il contratto di fiume non può essere una formula magica. Facciamo il contratto di fiume, lo chiamiamo così e abbiamo risolto il problema. No, deve essere fatto in un certo modo. Ci sono dei requisiti di qualità, quindi non basta dire contratto di fiume e si è fatto un buon processo e si sono ottenute delle soluzioni. Bisogna farlo bene. Cosa significa farlo bene? Bisogna
bisogna che vengano rispettati dei requisiti di qualità che qualificano questo processo come un processo di democrazia partecipativa. Quindi non è possibile, perché venga definito come tale, cioè sia come contratto di fiume, sia come un processo partecipativo, non è possibile che le decisioni vengano prese in una sede diversa dall'assemblea plenaria, dall'assemblea di fiume. Quindi ci deve essere un punto centrale dove da lì poi si coordina il tutto, tutti i vari schemi. C'è un'assemblea di fiume in cui tutti hanno accesso e nella quale avviene tutto il processo, la condivisione della conoscenza, la condivisione della strategica, come dire, la visione sul futuro e dopo la condivisione delle azioni. Non può l'assemblea svolgere soltanto una funzione di consultazione o di informazione, deve svolgere anche una funzione progettuale. Dico questo perché purtroppo ci sono ancora processi di contratti fiume che io considero spuri o comunque non rispettosi di quelli che sono i criteri qualitativi, i requisiti qualitativi di un processo di contratto di fiume. Questi requisiti sono stati definiti nel marzo 2015 da ISPRA, Ministero dell'Ambiente, e dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che è un po', il Tavolo Nazionale viene convocato ogni anno, ecco, ma è un momento di confronto, ma è anche in qualche modo il soggetto, ecco, che fa da osservatorio su questi processi qua. Sì. E E quindi allora, intanto scusami, ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento che state ascoltando Radio Piper Fontana Fredda che modula sui 93.8 e 88 e 800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico in collaborazione anche con il circuito online Radio Science Network. Dunque, ecco, quindi tu mi parlavi anche di tavolo nazionale, ecco, ricordo anche che il nostro ingegnere Alessandro Pattaro ci parla del contratto di fiume, quindi stiamo parlando di problematiche ambientali, tutela dell'ambiente dei nostri territori. Un discorso questo che non vale solo per il nord-est d'Italia, ma anche per tutta l'Italia, con discorso generale che stiamo facendo, partendo, diciamo, come spunto dalla trasmissione dell'altra volta quando avevamo qui i comitati degli allagati. Ecco, dunque, c'è praticamente l'ingegner Bastiani, Massimo Bastiani, che è praticamente il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume. Ecco, come avviene questo lavoro? allora, ci sono tante esperienze nel territorio. Io, ad esempio, sono coordinatore di un processo di contratto di fiume, il contratto di fiume Meolo Valle Museste, che sono tre piccoli corsi d'acqua di risorgiva tra Sile e Piave, Quindi diciamo nel Veneto orientale, nel ecco. Veneto orientale. Vorrei anche segnalare che recentemente potete trovarla anche in internet. Ecco, diamo pure qualche riferimento per i nostri ascoltatori, ecco, volentieri. Sì, Luca Mercalli, che è un noto climatologo. Anzi, dopo parliamo un attimo di lui, abbiamo ancora un qualche minuto. Ecco, ha dedicato nella sua trasmissione Scala Mercalli, che è andata in onda in sei puntate, Sì. febbraio, marzo, aprile, Ecco, ecco. ricordiamo su una rete nazionale, addirittura c'è cioè proprio sulla TV di Stato, sul terzo canale, quindi voglio dire, ecco, questo contratto di fiume è noto proprio a livello nazionale, ecco, non è una cosa locale, No, voglio dire, appunto, ecco. Rai 3 ha dedicato un servizio che potete trovare nella puntata del 12 marzo sul contratto di fiume Meolo Valle Museste. Quindi potete, magari è un servizio anche piuttosto lungo di 11 minuti, quindi potete anche cogliere anche lì il lavoro che abbiamo fatto, i soggetti che abbiamo coinvolto, eccetera. Ci sono tante esperienze anche qui nel Veneto, ma in tutta Italia, e c'è un soggetto che ha promosso questi processi ed è il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Questo tavolo nazionale viene convocato, quindi è un soggetto che continua a esercitare naturalmente disseminazione e a fungere anche da osservatorio verso questi processi, e viene più o meno riunito, viene convocato ogni anno. Quest'anno, invece, per la prima volta nel 2016, ecco, viene rinviato nel 2017 proprio perché c'è stata una
proliferazione di questi processi e c'era la necessità forse di valutare meglio, ecco, direi così, la correttezza, ecco, di tutte quante le iniziative che sono state promosse. Perché molto spesso, insomma, succedono fenomeni, ecco, di moda, ecco, e alcune esperienze non rispettano i requisiti qualitativi di base, quindi era opportuno, insomma, che in qualche modo venisse anche esercitato meglio questo ruolo di osservatorio e non vi nascondo che ci sono stati dei conflitti anche molto forti, anche in Veneto, dove ci sono delle resistenze, delle significative resistenze all'adozione di questi processi. Politicamente non si può dire, ecco. E qui c'è stato un tentativo forte, ecco, di egemonizzarlo, di condizionarlo Da parte di chi? Da da parte di quelli che parte sono i poteri forti, da un punto di vista politico ed economico. Perfetto. Diciamo Allora, così, ecco, ecco. siamo sempre lì. Tutto quanto, ecco, sembra qui, ecco, per l'ennesima volta sento questo. Apro una piccola parentesi, poi ti lascio subito la parola. Cioè, sembra che veramente ci sia una regia con un qualcuno, penso che alla fine poi sia sempre uno unico, no? Un personaggio che tira le file un po', e qui faccio un passo un po', faccio 10 scaline in un colpo solo, che tira un po' le file, no? Un po' a livello anche internazionale. Fa, come si suol dire, usando una terminologia molto semplice, ma molto chiara per chi ci ascolta, fa il bello e il cattivo tempo laddove c'è l'interesse di farlo, sempre in funzione del denaro, della finanza, insomma, alla fine. Quindi poi la politica abbiamo visto che va a braccetto con la finanza, eccetera, no? Ecco che allora succede la frase, viene fuori la frase che detto poco fa, ecco, ci sono questi contrasti da parte di questi ambienti maledetti, aggiungo io. Allora, Beh, ma questa ecco, resistenza ma qua, noi diciamo vogliamo così. fare un discorso, il bello anche di queste nostre emittenti, che vogliamo fare un discorso completamente indipendente da quell'aspetto politico, economico, finanziario. Ecco, spieghiamo, come dire, tecnicamente com'è la situazione, poi ognuno, ogni cittadino, ogni ascoltatore potrà trarre le proprie conclusioni. Ecco, questo è il mio schema di solito. Chiusa parentesi, ecco, andiamo pure Sì, in questo avanti. caso qui Ci sono state abbiamo. delle resistenze, però voi andate Allora, sempre sì, in realtà ecco, il processo del contratto di Fiume con meno Valle difficoltà, ma Musestre si è va avanti. fermo da ormai 8 mesi. E Ah, questo, quindi insomma, sono ecco. manifestate concretamente, ecco, oggettivamente queste. Ma perché succede questo? Perché qualcuno interessa le zone verdi, praticamente. No, perché si ha il timore di questi processi. Cioè, questi sono, come dire, sono strumenti di cambiamento. Di grande cambiamento. Sì, certo. E di fronte al cambiamento è naturale che vi sia, da parte di quasi, non è un'accusa nei confronti di qualcuno, ma chiaramente qualsiasi persona può avere un atteggiamento che è ambivalente, cioè o viene compreso la natura del cambiamento, quindi si ritiene che sia affascinante, e quindi naturalmente si accoglie, oppure ci può essere una reazione invece di repulsione, di incomprensione. Ecco, su questo, dopo il nostro tempo adesso sta volgendo al termine, ma sarebbe interessante. Manca un minuto. Comunque, guarda, chiedo alla regia 2 o 3 minuti in più. Ecco, ma paura di perdere che cosa? Perché lui dicevo le aree verdi, quel fossato se Beh, lo no, tutelano, faccio un paura esempio, quel di fossato. perdere anche semplicemente un privilegio, no? Quindi, perché questi processi decisionali pubblici si configurano come un trasferimento del potere dall'autorità alla comunità. E quindi significa perdere un po' di potere. Certo, adesso l'hai spiegato bene, ecco sì, anche questo. Esatto, E quindi i quindi. cittadini bisogna tenerli a bada, già rompono le scatole quando fanno le dimostrazioni, no, non vogliamo che quella zona venga cementificata, no, non vogliamo, faccio un riferimento ben preciso, che tutta la zona verde, anche molto delicata perché è più bassa a livello del mare, di Canoghera, Tessera, l'aeroporto Marco Polo di Venezia, venga cementificata. Eh no, allora se noi diamo poi questa possibilità di dialogo agli ascoltatori, ai cittadini, è certo che qualcuno è qua, no, allora ci portano via e qui ecco che entrano queste
queste forze malefiche No, che malefica no, però praticamente. diciamo che ci sono modelli diversi. C'è un modello autenticamente partecipativo che è quello che sono definito nei requisiti di qualità. A noi ci interessa questo, perché a noi ci Questo. interessa la tutela dei cittadini, E poi ecco. c'è però un processo, diciamo, un modello che tuttavia potremmo dire che è anche egemone, perché è sostenuto dai poteri politicamente ed economicamente più forti, che sostengono un modello che invece è di conferenza deliberativa. E cioè c'è un'assemblea in cui tutti partecipano, quell'assemblea può anche essere elaborativa, può essere anche consultiva, ma la deliberazione viene fatta da un'altra parte. Eh no, questo non è più un processo di democrazia partecipativa, se lo fai così. Certo. Qui c'è un conflitto forte tra questi due tipi di Ecco, modelli. la cosa però che a me mi stuzzica in questo momento, che è come se mi fosse entrata una mosca nell'orecchio, che il contratto di Fiume è fermo da 8 mesi. Cioè, quello di cui sono coordinatore io Sì, si è sì. stato bloccato da, io ho definito in questo modo, ecco, da censure, come dire, Ne hanno messo i bastoni fra le ruote, insomma, ecco. sì. Ma non tanto a me, ecco, io naturalmente ho cercato di difendere in tutti i modi il processo, A al questo, processo al quindi, processo, sì, chiaro, al chiaro, al processo. processo, Il ecco. processo è stato, diciamo, un po' così, come si può dire, è stato un po' attaccato e quindi ha dovuto rallentare, ecco, adduciamo un po', rallentare, perché io spero che poi riprenda, insomma, Sì, ad accetti. esempio domani sera ci dovrebbe essere una cabina di regia. Ecco, diciamo, di quelli che sono i soggetti che hanno promosso il contratto di Fiume, un po' per cercare di capire, insomma, di cercare di sciogliere, ecco, tutti questi Ecco, nodi sì, qui. E quindi si ecco. spera che da lì in poi, però di fatto il nostro processo del contratto di Fiume, meno lo vaglio Museste, che pure si è distinto come uno dei, dal punto di vista qualitativo, uno dei più partecipati, ha ricevuto per 2 anni consecutivi un premio dal tavolo, un prestigioso premio dal tavolo nazionale di contratti di Fiume, è venuto il ministro dell'Ambiente ad agosto 2015 a sottoscrivere, il ministro dell'Ambiente Galletti, a sottoscrivere per la prima volta, fra l'altro, no? Il protocollo di intesa del contratto di Fiume Meo Vario Musestre. E Ecco. poi siamo andati anche in TV, appunto, su Rai 3. Quindi ha avuto notevole visibilità questo processo. Però, nonostante questo, si sono create queste, diciamo, queste frizioni, ecco, un potere di interdizione tale che ha bloccato tutti i lavori. Ecco, questo sarà poi naturalmente per noi giornalisti motivo di approfondimento, di indagine. È fatto bene ricordare tutti questi passaggi perché sono molto importanti. Qui, cari signori, non si sta parlando di scherzi, ma di un progetto veramente importante, di carattere fondamentale, altamente professionale, gestito da tecnici preparatissimi. Dunque, l'ultima parola a te, Alessandro. Cosa ti senti di dire ai cittadini che vanno sott'acqua, che hanno questa paura, che vanno a dormire, che non sanno mai la mattina poi come si svegliano se arrivano a perturbazioni in quelle ore? E qui bisogna che attiviamo tutti insieme delle forme, ecco, di vigilanza, delle forme di adattamento, che sviluppiamo uno spirito di resilienza e che cerchiamo naturalmente tutti assieme di creare un'intelligenza collettiva anche per rivolgerci a quegli enti che hanno in gestione il territorio, che sono il gestore del servizio idrico integrato, se viviamo in una città, i consorzi di bonifica e via dicendo, ecco, tutti in genio civile siamo in prossimità di un fiume principale ed è importante che venga rivolta un'attenzione particolare all'ambiente. Insomma, penso che i temi ambientali siano diventati urgenti e prioritari. Siamo vicini probabilmente a questo punto di non ritorno. Nel 2050 si ritiene che il livello medio del mare crescerà almeno di 50 centimetri e quindi significa che il climate change cambierà notevolmente lo scenario della sicurezza idraulica intorno a noi. Ci sono tanti fenomeni di cui tener conto. E ai Certo. cittadini, ecco, possiamo solo chiedere di partecipare di più a questi processi, di dare loro forza. Ecco, vedere anche più giovani, perché ho visto molto spesso che nei vostri incontri
ci sono parecchi, come dire, pensionati che capiscono il problema effettivamente, ma i giovani molto spesso vanno o al mare o in montagna e quindi praticamente manca un po' questa presenza giovanile, questo soprattutto nei mesi estivi ho notato. Ecco, quindi si dovrebbe essere un po' più attenti anche perché sono problemi che riguardano anche a loro, perché trovarsi con l'acqua in casa non è un piacere. D'altronde sì, tu hai parlato anche di cambiamenti climatici, questo territorio dissestato, scassato, cementificato in maniera barbara, e purtroppo adesso raccoglieremo quello che abbiamo seminato, quindi i frutti saranno non tanto buoni. Stiamo qui noi per lavorare da un punto di vista mediatico, per cercare di trovare delle formule risolutive. Io ringrazio l'ingegnere Alessandro Pattaro del Contratto di Fiume, Veneto Orientale, Merlo, anzi, ripeti tu, Merlo Quello di Museo. cui sono coordinatore Sì. io è il contratto di Fiume Merlo Valle Museste, ma ce ne sono tanti altri nel territorio del Veneto, non li Sì. ricordiamo tutti, ecco. Abbiamo preso spunto, diciamo, siamo partiti qui dal Veneto orientale per poi fare un discorso che vale un po' per in generale per tutta l'Italia. Ecco, ci sono tanti altri contratti di fiume, non solo contratti di fiume, ma anche contratto di fosso, potremmo dire. Anche contratti di fosso, contratti di laguna, dicevamo prima, contratti di costa, anche sono stati proposti, insomma. Quindi un discorso che vale per tutto il territorio, dai monti al mare praticamente. Ecco, la nostra emittente, cioè Radio Pi, perché parte dalla montagna, arriva fino al mare, fino all'Alto Adriatico, ecco, abbraccia un po' tutte queste zone che sono veramente appunto interessate a questi argomenti. Grazie ancora all'ingegner Pattaro. Pianeta Oggi Mente nel Mondo termina qui. Ringrazio la regia Paolo Gavasso, la regia di Radio Pi per Fontana Fredda, 93.8 88 800. Altresì un ringraziamento alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno, per la conduzione per la gestione del circuito Radio Science Network. Un doppio grazie perché ci ripete gratuitamente e fa conoscere quindi anche Radio Piper in queste, diciamo così, tra virgolette, nuove frequenze, nuove tecnologie del web. Grazie anche a voi, gentili ascoltatori. Da Massimo Bonella, l'augurio di una buona serata. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.